Qualche mese fa mi sono imbattuto su questo reel su Instagram in cui si vedeva questa pianta con un fusto sciolto, una roba stranissima. Mi sono informato e l'ho trovata da comprare, ne presi una piccolina che mi è morta, l'ho fatta seccare e insomma non è andata bene. E adesso che sono in questa casa da un po' e mi sento un po' più in controllo, visto che è una pianta che mi piace davvero molto, ho deciso di riprenderla. La pianta che ho qua davanti, che a breve vi farò vedere, è una pianta del genere Lecanopteris. Il genere Lecanopteris è costituito da 13 specie, sono diffuse nella zona tropicale che va dall'Indonesia alla Thailandia. Le specie vivono sia da zone a livello del mare, ma si spingono anche ad altitudini un po' più elevate. Diverse specie del genere Lecanopteris mostrano degli interessanti adattamenti all'habitat delle formiche, in particolare per quanto riguarda la struttura dei fusti, dei rizomi. La Lecanopteris sinuosa presenta dei rizomi molto allungati e ramificati che si arrampicano sugli alberi, mentre la Lecanopteris deiparioides produce sì un rizoma ramificato, ma un po' più compatto. E la Lecanopteris spinosa presenta delle caratteristiche simili, però nel fusto ci sono anche delle spine. E di tutte queste specie, i fusti presentano delle cavità che formano delle gallerie che sono abitate dalle formiche. Quella tra le formiche e le Lecanopteris è una simbiosi di tipo mutualistico, ovvero entrambe le specie traggono vantaggio dalla presenza dell'altra. Icaro, che fai lì? Le formiche, ad esempio, fanno crescere le loro larve all'interno delle cavità che creano queste piante, mentre i vantaggi che hanno le Lecanopteris a offrire un rifugio alle formiche sono molteplici. Le formiche, disperdendo feci e altri detriti di vario genere, danno nutrimento alla pianta. Ricordiamoci che è una pianta che cresce sugli alberi, quindi non ha tutto quel nutrimento che ci potrebbe essere, ad esempio, a livello del suolo. Inoltre è molto probabile che le formiche offrano protezione alla pianta in caso di attacchi da parte di erbivori o altri insetti. La Lecanopteris che ho con me non ha delle gallerie, mi spiace, però è un po' più interessante dal punto di vista estetico. Questa qui è la Lecanopteris mirabilis. Badate bene che è un cucciolo, quindi adesso ve la farò vedere per bene cosa può diventare. Lei è nativa del Malacco, Nuova Guinea e Sulawesi. Si differenzia per molte caratteristiche del rizoma dalle altre specie per il fatto che non presenta delle cavità, delle gallerie. Però ha una struttura molto ampia che tende ad estendersi tantissimo, in maniera quasi a placche, sugli alberi. Quindi il rizoma è molto ampio e lascia sempre un po' di spazio tra la parte inferiore del rizoma e la corteccia degli alberi. Ed è questa intercapedine che funge da nido per alcune specie di formiche. Quindi non è come nelle altre specie che ci sono delle gallerie, ma la pianta forma un riparo tra la corteccia e il rizoma stesso della pianta. Questa l'ho comprata dal sito Elfica, dove la presi anche la scorsa volta, ma mi morì. Era molto molto più piccola, adesso ho preso la più grande che hanno. E finalmente, dopo tanto tanto tempo, ho trovato la pianta che ci sta bene con sto vaso. Questo è un vaso che mi ha regalato Poggi Ugo Terrecotta, era un vaso che avevano nel loro, diciamo, outlet. Questi vasi non erano pensati per essere così, però c'è stato un qualche, diciamo, piccolo errore che però l'ho fatto diventare un vaso stupendo. Adesso devo capire il verso in cui lo voglio da davanti. Secondo me è molto bello questo come davanti. Fatemelo vedere. Prima lo devo vedere io, se no. Sì, perché questa è anche più chiara. Non so perché, forse ho preso più sole. Eh sì, per forza questo. Questo è il pezzo più bello. Cioè, non so se lei tenderà a prendere una direzione. Non ho nemmeno ancora capito come cresce, però a guardare la dimensione delle foglie, che qua è più piccola, non c'è un apice, non c'è una punta come per altre piante. Può essere che la struttura di accrescimento sia tutto questo bordo qui. Presumo che cresca da lì, dove c'è anche una concentrazione di quella sorta di pori che non ho idea di cosa siano. Quindi assumendo che cresca in questa direzione, io lo collocherei così. Circa centrale, gli lascerei anche un po' di spazio un po' più all'indietro, almeno qua si può allargare per bene. Sì, penso che lo metterò più indietro. Allora, il vaso l'ho chiuso sul fondo perché vorrei metterlo in un punto in cui non stia sempre a pisciare. Come substrato, ho qua una ciotola con del terriccio completo della Vigorplant e un po' di perlite. Voglio fare una roba molto leggera. Se mi muoro anche stavolta, guarda. Quindi, io la pianta la metterei qui, così.
Ci metto un altro po' di terriccio. Se non sporcate, allora non fate le cose per bene. E adesso ci metto anche un po' di sfagno. Vediamo un po'. Visto così, ovviamente non è per niente carino, è una roba terribile da vedere, però spero che cresca, spero che faccia questo fusto sciolto che magari vada a inglobare un po' il vaso e ovviamente le foglie diventeranno molto più interessanti. Queste sono foglie giovanili ancora. Ci dovrò stare dietro molto, e un mio amico che l'aveva presa con me, quella piccolina, ce l'ha ancora e gli sta crescendo, lui ha notato un grande miglioramento quando ha iniziato a spruzzare lo strato superficiale del terreno praticamente ogni giorno. Perché alla fine pensiamo bene da dove viene: viene da zone umidissime e sta attaccata agli alberi, non ha nemmeno la terra, però ha molta umidità attorno al rizoma. Quindi non è una felce facile, sicuramente, però proviamoci. Bene, questo era un video molto breve. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa pianta, se la conoscevate, se vi piace. Se conoscete altre stranezze simili che si possono coltivare, controlla se sei iscritto o iscritta al mio canale, mi farebbe davvero tanto piacere che tu lo fossi. E niente, io ti ringrazio di aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!